quindi propongo che venga istituzionalizzata questa cosa, che al di là della direzione artistica ci sia un programma in team, non mi invento niente perché anche al Nord sì, esiste. Auguro un incontro tra la Presidente Marini e l'assessore Cecchini con il Sindaco Romizzi e l'assessore Severini per parlare di Umbria Jazz. Perché del resto abbiate pazienza, se finisce la conferenza stampa senza le polemiche di Carlo Pagnotta che l'abbiamo fatta fare stavolta. Allora, per me è inammissibile. Il Berkeley, 204 iscritti, 156 italiani, per arrivare a 204 vengono dall'Austria, Australia, Finlandia, Costa Rica, Svizzera, Germania, Spagna, Francia, Lituania, Islanda, Grecia, Olanda, Polonia, Norvegia, Cina, Russia, Svezia, Serbia. Ho scoperto che Tuchelau è nazionalista nella Nuova Zelanda, Turchia, Ucraina e anche dagli Stati Uniti. Questo è quello che ha prodotto il Berkeley Clinics a Perugia dopo 31 anni gestita da 3 persone. Ma bisogna tutti gli anni fare la domanda. Ammettiamo che c'è qualche problema tecnico, noi a marzo, quando fanno i bilanci, noi siamo già a metà delle iscrizioni e come è successo quando c'era la provincia, ci tolgono il contributo. Se non fosse arrivata la Fondazione Cassa del Risparmio, che continuo sempre a ringraziare, sarebbero state chiuse da qualche anno le clinics. Diciamo, ci sarà Orvieto, non ci sarà Orvieto. Beh, io dico che a un certo punto non si chiama né Orvieto Jazz né Perugia Jazz. Beh, non è detto però che nel futuro si faccia Perugia vista la situazione, perché per me è inammissibile che per una manifestazione che si chiama Perugia 1416, per me possono fare anche 2432, abbiano stanziato il comune 200.000 euro e a noi ci dà 50.000 euro. Mi dispiace per la presenza dell'assessore al bilancio che deve solo ratificare i bilanci. Come? No, 200 e 100 l'avete dati, i giornali dicono 200.000, poi 100. Anche se fossero stati 100, mi basterebbe la centesima parte degli sforzi che ha fatto il comune per quella manifestazione locale di cui è piena l'Umbria, l'Italia, tutti vestiti. Va bene, è piena l'Italia, Umbria Jazz è unica, è sola. E è ora che la smettiamo, questo è uno scandalo. Umbria Jazz è all'asta, venga fuori qualche comune e offra più soldi. Si cambia casa. Grazie. Le chiacchiere dei politici le fate voi, io faccio i fatti. No. Bene. Bene, le domande se ci sono va bene uguale.